Ciao, che belli! Allora, ragazzi, come al solito, ho preso la candelina. C'è anche Arturo che sta lì. Buono, buono, stasera. Come sempre, io accendo per voi la candelina, per chi sta magari un po' triste, per chi sta soffrendo, così che la potenza del fuoco, che è uno dei nostri elementi più importanti, per di importanti, l'ho spenta. Ecco. Può bruciare il dolore. Va bene? Che carina, quanto mi piace la candelina a forma di cuore. Questa è per voi, ragazzi, e dopo la cancelliamo. Sì, la cancelliamo, la spegniamo. Io da domenica sera sono proprio arrivata. Se la mattina ho dormito, sì, ho lavorato, la sera alle 9 tipo sto così. Oggi ci vuole proprio la candelina, Ale, mannaggia. Belli, belli che siete. Va bene, allora, che dite? Chiamiamo l'esploratore interno, siete pronti? Vediamo un po', eh. Eccolo qua. Come Ciao! Esploratore. sto? Aspetta che mi metto un attimo. Non so se riesco a mi vedi? Ok, Io ti vedo, sì. allora, così sono in fondo, cioè, va bene. Allora, intanto come stai? Io Bene? sto bene, tu? L'ho aperto perché sto anche cucinando. A un certo punto devo andare a abbassare il fuoco quando mi bolle. Ma tu Per stai a cucinare mentre facciamo la diretta? forza, se no non mangio manco stasera. Senti, che c'è una vita strana. Allora, Non ti vedo. Allora, dicevo aspetta, dicono tutti giustamente che non te vedi, ma lui non si vuole far vedere in faccia in realtà, ragazzi. Lui aveva una maschera di V per vendetta oggi quando abbiamo fatto la prova. tutta la faccia per come sono fatto io, Giulia, cioè, mi vedi tu comunque, no? Però in realtà penso che è più corretto fare così, perché magari, che ne so, non si sa mai, diciamo. Dai, va È più bene? corretto? Fare così. Va bene, lascia così, dai, non ti preoccupare. Attenta al fuoco, non ti fa bruciare subito. Va bene. Allora, intanto provo a leggere, ma non credo che sarò più bravo di te, a leggere la mia poesia, però la poesia mia si intitolava così, la poesia che non ti manderò mai. Poi Ok. piaceva. Vai. Cosa fa? Se al posto del cuore tu c'hai il sasso, se l'unica cosa che veramente ti interessa è solo te stessa, sii malinconito delle cazzate, delle bugie, sii la vita tua è una recita continua, sii il fine tuo non era l'amore, ma una guerra senza tregua, che te potevi permettere da perdere, perché devi raccontare sempre che tu sei la più brava. Sì, quando mi hai conosciuto mi hai detto che ero il meglio, e quando poi te ne sei andata, valevo meno della moneta bucata. Tanto di quelle sviolinate, che era eccezionale, unica e particolare, che eravamo uguali, che un'entità celeste mi aveva mandato per starti vicino, per darti una consolazione alla vita tua tanto incasinata, che ero bello, che ero sexy, una statua, che ti è piaciuta da morire. Beh, lo sai che c'è? Non ti avevo mai creduta. Poi sono cominciate le liti, le polemiche, le ripicche, le scenate, ogni cosa doveva essere colpa mia. Le comunità non c'era verso, le cose o erano come dicevi tu o niente. Rimproveri a cazzo, silenzi, sparizioni, non mi guardavi mai negli occhi. E poi scusate, e ritornammi ciona, piena di complimenti e di effusioni. Ma era una tregua, la guerra andava avanti, solo capivi che avevi tirato troppo la corda, che se continuavi con tutto il bene che ti volevo, l'avrei accannata. Una cosa questa che non avresti mai accettata, semmai solo tu potevi assa, che il bastone del comando non ci potevi rinunciare. Con te ma niente si poteva programmare. Troppi impegni, troppo lavoro, troppi problemi, troppo di tutto. Sempre appiccicata a quel cazzo di telefonino, se mi parlavi era solo per raccontarmi di cazzi tua.
quanto eri brava al lavoro, i problemi del lavoro, la famiglia tua scassata. Sì, poi ti raccontavo i miei, dei problemi, per tutto c'avevi la soluzione. Non sapevo campare, non capivo, ne ero in grado. Da che ero bravo, piano piano sono diventato un coglione. Comunque te ne sei andata, da un giorno all'altro, sai che ti voglio dire? Che mi dispiace tanto, un sacco che stai così. Sei una poraccia e una disgraziata, ma sì, Dio, ti ha buttata su sta terra a condividere questa avventura che chiamiamo vita. La ragione ci sarà. Per quanto mi riguarda, invece, mi hai dato una possibilità. Mi sono guardato io quanto bisogno disperato ci ho d'essi amato. E che per st'illusione, per non sentirmi solo e lieto, come la famiglia mia da ragazzino mi aveva abituato, potrei sopportare qualunque cosa. Sta cosa, in vero, l'avevo già capita. Infatti, quando sei arrivato tu, mi stavo a costruire una vita. Forse per la prima volta cominciavo a volermi bene, mi stavo organizzando. Mo, vorrei che sapessi che ti ho lasciato andare. Tu credi di avermi scartato, ma so io che non ti voglio più, che mi hai scassato. Non me come persona, come uomo, come tutto, non ti illude, che lo so che ci hai provato, capisci a me? Solo le palle mi hai scassato. Vedete, al cuore è normale, c'è stata la malinconia. E per il modo in cui mi ha accannato, pure la rabbia per tutta sta bucina. È normale. Se no, fossi come te, un robot che studia i sentimenti umani, che non può provare, che va avanti a forza di espedienti, per stare su un piedistallo fatto di carta straccia, fatto per sfuggire al male peggiore della vita umana, quello della famiglia che ti ha voluto bene quando eri in culla, che ti ha negato la possibilità di amare, di provare i sentimenti umani. Io ti capisco. Qui io vengo dall'inferno e sto a lavorare per guarire tutti quei dettagli che c'ho sul cuore. Scusa, che devo cambiare braccio. Che hai Senti, fatto? ho il telefono un po' scarico, un casino questa cosa, non sono riuscito a ricaricarlo. E allora, tutti quei dettagli che c'ho sul cuore, inflitti da chi solo mi doveva volere bene. Arriva dunque. Insomma, mo te ne sei andata. Al telefono mi dici che sei stata una delusione, che non mi vuoi più vedere, che sono matto, che nella vita tua ho portato solo merda e invece di pronto mi dici, e mo che cazzo vuoi? Ma che vuoi fare? Me ne sono fatto la ragione. Con una sbarbolata come te, in dove potevo andare? Che potevo costruire? Che potevo fare? Vai, continua, avanti, spavalda per la strada tua, che non c'è senso né risoluzione. Io non ti giudico. E seppure mi ero affezionato, siccome per me è un libro aperto, che già c'era passato. Una cosa sola devo dire. Sì, t'ho voluto bene, però stavolta, perlomeno, completamente, non ci sono cascato. Bravo, bellissima, bellissima. No, l'hai Quando mi ha esattamente mandato il testo così. mesi fa, subito ho voluto leggerla, interpretarla a modo mio, poi magari qualcosa l'avrò toppata, però è stata bellissima, una grandissima fotografia di quello che significa stare con una donna narcisista, perché poi solitamente, come si sa, si parla sempre dell'uomo narcisista, no? Purtroppo sì. Senti, ma hai messo in carica il telefono? Se lo metti in carica poi non ti vedo più, è un casino, non possiamo fare, perché mi si è proprio scaricato ultimamente. Aspetta, vediamo che posso fare, eh? Mi sta cascando tutto Ma se cambi l'ambaradampo. scenario non fa niente, basta che non casca la linea, capito che ti voglio dire? Vediamo un po' che possiamo fare se lo attacco tipo al computer, vediamo un po', eh. E prova ad attaccarlo al computer, va. Così c'è pure lo schermo che ti fa da... Ecco, vedi che perfetto così, molto meglio di prima. Però il problema è che devo attaccare questa spinaccia che non me lo fa stare proprio così. Ok. Aspetta. Tutti che ti dicono bravo, che bella la poesia. Vabbè. Vabbè. Ok. Sono qua. Vabbè. Oh, aiuto! No, Non scherzo. si vede Allora, niente, esploratore, non ti guarda, non si preoccupare. vede niente, mi metto più controluce, guarda. Allora, riprendendo, questa poesia io l'ho scritta a Giulia, come tu sai, perché ho voluto sperimentare purtroppo una seconda volta, perché già c'ho avuto una narcisista patologica, almeno una purtroppo accertata, diciamo, abbastanza accertata. E
Quando dopo 2 anni di solitudine è arrivata, io ti dico proprio, voglio mettere così, una bella ragazza, una lavoratrice, una persona che sembrava carina per tanti versi, però esagerata, con una, come ho scritto nella poesia, molto esagerata. Fin da quando mi ha conosciuto mi ha cominciato a riempire di complimenti, esattamente come nella poesia. E siccome io sono anche seguito in psicoterapia, subito mi hanno avvertito, dice, guarda che questa un po' ci puzza, perché cioè vieni da noi perché c'è avuto una cosa del genere e questa ci sembra un po' la fotocopia, perché andavo da due psicologhi in quel periodo lì. E io invece non gli ho voluto dare retta, perché la vita è Perché mia, noi siamo sordi, siamo dei coccio, siamo io, noi, no? sì, non gli ho voluto dare retta. E ho risperimentato una certa malvagità, purtroppo, cioè, questa è la caratteristica dei narcisisti, cioè, l'unica cosa che mi viene da dire è che vanno evitati perché sono malvagi, cioè, i veri narcisisti che hanno disturbi di personalità purtroppo tendono a replicare degli scenari che hanno vissuto loro nell'infanzia, credo, non lo so, io poi non me ne... Cioè, detto tra noi, poi lo specificherò meglio, a me dei narcisisti tanto tanto non mi importa più niente, nel senso che l'ho Chiaro. capito e voglio più parlare di noi, che ci siamo capitati, tanto cioè, loro hanno una malattia, diciamo che quella malattia che hanno, nel mio caso, è stata una malattia che mi è stata anche confermata dai miei racconti, per cui non è che ho la diagnosi, come dici te, però insomma dai miei racconti mi hanno confermato queste persone che ci ho avuto a che fare con questo tipo di cosa. E niente, diciamo che ho fatto tanti passi, questa cosa è successa un po' di anni fa, non tantissimi, però per uscire diciamo, da un labirinto, perché è questo anche l'unico motivo per cui io sto venendo da te a fare questa cosa qua, è per dire che è come se, diciamo, questa cosa, l'abuso narcisistico, specialmente dopo lo scatto, il TDN, quello che si chiama TDN, è qualcosa che va superato assolutamente, perché è una condizione transitoria, se si capisce che cos'è veramente. Però in quel momento là può essere che fai delle cazzate enormi, questo io lo voglio avvertire tutti, che può darsi che cominci a non mangiare, magari fai cazzate, perdi il lavoro, fai un incidente stradale, un incidente di casa, un incidente qualunque, non lo so, ti pigli una malattia. Ti pigli una malattia, perché magari cominci a non dormire di notte. Quello, su Sicuramente questa cosa. sei in uno stato non ottimale per te stesso, per la tua salute, certo. Ecco, esatto, e questo va assolutamente, cioè secondo me questo è il primo SOS che va affrontato, se vogliamo parlare di questa cosa, perché purtroppo le persone che hanno questa disavventura, diciamo, si riducono veramente male, spesso io l'ho visto non solo su di me ma su altre persone, si riducono male, perché in realtà tutta questa cosa poi tu scopri come funziona, è una bella scatoletta cinese che devi cominciare a smontare pezzo pezzo la tua vita e anche quella dell'altra persona, ma diciamo che all'inizio ha molta importanza capire che hai avuto a che fare con una persona che ha una specie di malattia mentale, una Un specie, perché non è disturbo un della disturbo, personalità è un disturbo di descritto nel personalità, DSM. sì, definito, per cui è un cluster B, è psichiatrico, poi cioè, voglio dire, è una cosa importante, perché io lo chiamo l'autismo dei sentimenti, cioè c'è un autismo relazionale, eccetera, cioè, diciamo che nello spettro, poi non sono sicuro che se mi sente qualche specialista dice che sono matto, però è quello che, cioè vedere una persona che veramente a un certo punto la vedi per la mancanza totale di empatia, per il fatto che ti si può dimenticare da un momento all'altro, per il fatto che ti può tradire, che ti prende in giro tutto il tempo e tante cose così che fanno un po' un puzzle, a un certo punto capisci che quella persona ha quel problema. Io, per quanto mi riguarda, ho cercato di capire qual è il mio problema e sono arrivato, una delle cose che mi ha colpito, e ti ringrazio, è stata la puntata sulle PAS, sulle persone altamente sensibili. Mo' potrebbe sembrare, Giulia, una pretesa di dire, ah, io sono sensibile, no, non, cioè, no, nel senso,
però io ho tutta una storia da raccontare che dimostra che, a parte che io ho vissuto intanto tutto quello che tu hai segnalato come possibili, diciamo, ostacoli che trova nella vita una persona che ha questo tipo di conformazione, cioè nel senso che ho avuto relazioni almeno con due donne che rientrano nel disturbo narcisistico di personalità, ho avuto amici narcisisti, ho subito il bullismo a scuola. Il mobbing lavorativo, tra altre cose, è anche certificato, cioè ho fatto tutto un lavoro con una ASL, per cui alla fine cioè, era veramente mobbing, perché tanti dicono che c'è il mobbing, ma magari non è vero, io ce l'ho proprio purtroppo certificato, non, Nero su cioè poi bianco. nero su bianco e poi una cosa che non si dice perché magari non capita spesso, io per esempio essendo una persona creativa mi sono trovato a gestire gruppi, situazioni teoricamente democratiche, perché poi diciamo che lavorando con artisti, con persone anche che hanno una connotazione politica come me, no? Credono in delle cose, in degli ideali, perché diciamolo pure, io sono una persona che crede in determinate cose come anche tu, insomma, in una convivenza migliore tra gli umani, spero, e Certo. non fatta di sfruttamento dell'altro e dove tutti si possano esprimere, tanti dagli ideali che ci ho sempre avuto e che fanno parte di me, no? Per cui ho scritto così nella cosa che è stata una persona creativa, piena di entusiasmi, passione e energie, ho spesso avuto capacità aggreganti, incoraggiando e prendendo il lato migliore delle persone. Io, cioè, ho spesso creato dei gruppi di cui sono anche diventato il capo, cioè, perché comunque magari li ho aggregati io, eccetera, perché ho molta capacità empatica, diciamo, oggi la direi così, di cogliere il lato bello delle persone, di farle stare insieme, di immaginare qualcosa che non c'è e che potrebbe essere, che poi magari è anche stato. Ma anche in questo caso poi mi sono ritrovato a diventare il capo espiatorio. Cioè, quello che magari ha creato tutto e che un giorno viene preso a calcini in faccia. Allora, Alt, una domanda prima ti voglio Sì. fare. Come sei venuto a conoscenza dell'argomento narcisismo? Questo è particolare. Guarda, adesso, dopo che ci sono venuto a conoscenza dell'argomento narcisismo, sono, diciamo, andato su internet e ho scoperto che c'era il mondo, ma io manco conoscevo la parola, e, Come tutti noi. come tutti noi, brava. Non conoscevo la parola e dopo una convivenza veramente disastrosa in cui l'ultimo anno è stato terribile per tanti, tanti, tantissimi motivi, tra cui liti continue, mancanza di, cioè, impossibilità di fare sesso perché non mi veniva più dato, critiche assurde, siamo finiti da una terapeuta familiare che secondo me non so se non ha capito qual era il problema o non lo so, pure lì ci sarebbe tanto da parlare. Comunque non ha sicuramente non ci ha aiutato in nessuna maniera, anche perché siamo andati lì e si parlava della mia ipocondria, del fatto che mi scordavo le lampadine accese dentro casa e che ero una persona, cioè, e io gli dicevo: ma è possibile che io devo vivere in questa maniera? E questa persona purtroppo non è stata molto di aiuto. Vabbè, poi diciamo che questa persona, non voglio dire niente, l'aveva trovata questa persona con cui stavo insieme, non l'ho trovata io, l'ha proposta lei. Io ho detto solo dobbiamo andare alla terapeuta perché stavo sbroccando. Tra altre cose, cioè, a me mi fa tanto ridere, no? Perché io non sapevo nulla e poi ti racconto veramente come. Però mi ricordo che a lei, quando litigavamo, gli dicevo: io voglio tornare prima di quella data, che era la data in cui lei aveva cambiato atteggiamento e aveva cominciato la svalutazione. Per me c'era proprio una data, io sapevo una data, capito? Poi dopo leggendo tutto Sì, sì, questo, sì. Hai capito che era il passaggio tra dalla fase del love bombing alla fase della svalutazione. esatto, dopo però, quando ho Certo. scoperto il narcisismo, io invece stavo proprio in piena svalutazione e a sbroccare completamente, stavo perdendo proprio completamente il senso della vita, con lei che sbroccava pure, e io ero diventato matto, io isolato dalla mia famiglia, dagli amici, da tutto, non suonavo, sì, non facevo più l'arte che faccio, vabbè, non l'ho detto poi. Ah, sì.
e non facevo più nulla. Pensa quanto uno si snatura nel non fare più la cosa che ama di più, tra l'altro, no? Brava, cioè, ma guarda, è stata una disavventura grandissima. Io oggi però non mi sento manco più di dare la colpa tutta a lei o a loro, no? Cioè, nel senso che ho passato tutti questi guai nella vita, no? Però veramente io sono proprio in linea con te e dico che dobbiamo dire tanto proprio sti cazzi, perché tanto noi non ci potevamo fare niente, perché non sapevamo che esisteva questo tipo di malattia e soprattutto non sapevamo che noi le cose che provavamo davano occasione a queste persone di trattarci in questa maniera. Per cui siamo stati i primi nemici di noi stessi, siamo stati noi stessi, perché è come se noi fossimo andati a combattere in un campo di battaglia dove si usavano i fucili che i frecce. Questa è la cosa, cioè, Certo. eravamo destinati a perdere perché non c'avevamo quelle armi là, mentre questi fin da quando, diciamo, sono piccoli hanno imparato che la cosa più importante è dominare gli altri, è controllarli, è avere il potere, e se è possibile, si avvicinano, secondo me. Sono distruttori, perché l'energia distruttiva è quella che c'hanno di più, ti avvicinano perché sono invidiosi delle tue qualità umane e altre che ci puoi avere. Dopodiché tentano di distruggerti per dimostrare a loro stessi che hanno distrutto pure questo e vanno avanti. È un Certo. campo di battaglia, cioè, è una roba spaventosa, secondo me, e non. Io sono d'accordo con te nel divulgare, però ora ci arriviamo, che non, poi ti dico che cosa penso di tutto questo. Vabbè. Allora, però, sti cazzi lo puoi dire solo quando ti sei inoltrato tra le spine. Io in questa cosa volevo specificare che inoltrarsi tra le spine per me oggi significa avere tentato in tutti i modi di capire che cosa mi fosse successo, per cui sia la natura di quella persona là, sia quello che stava succedendo a me, perché io obiettivamente ho capito che ero diventato matto, perché ogni mattina durante il TDN mi svegliavo, strillavo, c'avevo una rabbia dentro impossibile, perché queste persone ti lasciano cioè, con un senso di impotenza assurdo, perché comunque loro. Come le fai sbagli? Come fai sbagli, ma sai che cos'è? È che loro vincono, è normale che vincono, perché tu sei vincolato dal sentimento delle cose e non faresti male bastardate. Loro le bastardate non ci pensano manco un minuto a farle, Certo, nemmeno un perché tanto non minuto, provano perché con niente. cavolo, capito? E cioè, per cui questa cosa ti rende distrutto, ma dopo un po' capisci che se sta diventando matto te. Per cui io a un certo punto ho detto no, io mi devo andare a curare da qualche parte, sono andato a fare psicoterapia. Ho incontrato due tipi di psicoterapia. La prima è Infatti, bioenergetica. la domanda che ti stavano facendo era proprio questa, perché due? Perché la prima, sono andato dalla prima e lei aveva una formazione bioenergetica e in pratica. Ci ho fatto per un anno questa cosa con lei, dopodiché sono arrivato a una stasi, e questa stasi secondo me era, cioè, comunque non ero più in crisi forte, però ero comunque campavo così, non so come spiegarti, ero depresso, cioè facevo tutto meccanicamente, non mi piaceva più niente della vita proprio. Ho cercato di sbloccare questa cosa facendo le costellazioni familiari. Allora, la prima, la bioenergetica, è quella è un tipo di psicologia che ha inventato, cioè che parte da grandi maestri, tra cui Lowen, che è quello che ha scritto il primo libro importante sul narcisismo. E questa psicoterapeuta, la prima, mi ha dato il libro, io me lo sono anche letto in parte, poi mi sono un po' rotto, perché, cioè, veramente, dopo un po' capisci, no, dopo un po' capisci che il problema non è tu, è loro, se curassero, cioè, non è. Sì. Te lo Diciamo che ricordi il noi. titolo di sto libro per dirlo ai nostri amici? Si chiama Il narcisismo ed è di Lowen. Ah, Guarda, devo andare ad abbassare il fuoco perché sennò ok. mi Vai, vai. muoio. Aspetta, morivo. È così. Forte.
Quanto mi Allora, piace il bello della diretta, aspetta che devo andare a abbassare il fuoco. è così, dobbiamo abbassare qua. Allora, ti stavo dicendo, per cui ho provato con la prima, dopodiché sono arrivato un momento di stasi, ma è normale perché stavo veramente male. Sono andato a fare le costellazioni familiari e lì ho capito che questa teoria della PAS è veramente vera, però anche se poi l'ho conosciuta dopo, per cui la conferma in realtà veramente ce l'ho avuta, perché non sapevo nemmeno che esistesse questa definizione nata che ho imparato da te e nelle tue Sono cose. altamente sensibile, spieghiamolo, se no dice la gente, dice che sta di pass, pass. La E pass è la perché? persona altamente sensibile che ha quindi la sensibilità più elevata rispetto alla media. Proprio Giusto, così in dicono, però tutti i sensi, sarebbe quindi una anche la cosa vista. brutta dirlo di se stessi, no? Lo dovrebbero dire gli altri, però siccome io Certo. ho un po' un'età, non sono ragazzino, e quello che ho fatto dimostra una certa sensibilità umana, artistica, Vabbè, eccetera. ma poi uno si riconosce, eh? Cioè, quando tu dici, quando leggi i testi degli esperti oppure ci vai a fare il self-test, io ho messo il self-test nel primo commento, Alex mi ha dato il link proprio per fare il self-test, uno risponde alle domande e capisce anche da solo se effettivamente ha questo tratto della personalità che poi è molto difficile da avere, non è che, cioè, fino a quando tu comprendi, mi senti? Sì, Ah, perfettamente. fino a quando tu comprendi che è un tratto positivo, in realtà lo vivi con un enorme peso perché senti tutto il doppio rispetto agli altri, mica è facile. Brava. Questi input anche da elaborare, la luce, i suoni. Insomma, è proprio una condizione pesante. Poi quando capisci che in realtà è un dono, devi comunque sempre e comunque lavorare su di te per poterlo gestire, perché non è che... Senti, ma Costellazioni parliamo un attimo familiari? Ti Eh ho sì, toccato? certo. Esatto. Allora, io tentando di sbloccarmi, anche consigliato da questa psicoterapeuta, mi ha detto: perché non vai a fare un incontro di costellazioni familiari? Sono andato e era un incontro con una che lo fa da tanti anni ed è molto brava, secondo me, ma io non la Una conoscevo. costellatrice. Sì, una psicologa lei, perché queste le costellazioni familiari le ha inventate uno psicologo che si chiama Ellinger, che è morto da poco, tra le altre cose, e funzionano, diciamo che è un tipo di psicologia di gruppo molto particolare, perché si riferisce esclusivamente a risolvere dei nodi, diciamo, che stanno nella tua storia di famiglia, perché nella nostra storia di famiglia noi portiamo inconsciamente tutti i traumi di questo. Parla anche Jodorowsky, e ci sono Certo. moltissimi testi che parlano di questa cosa, addirittura. E dopo gliel'ho detto pure a Giulia, ve ne parlo bene. Addirittura questa roba sta già sui Veda, che è il libro più sacro, più antico, che parlano del fatto che ci sono persone che decidono di incarnarsi in famiglie tossiche, pur non essendo come le famiglie, perché devono assolutamente andare a sanare un karma familiare, perché sennò sarebbe spaventoso per tutto. E scelgono di fare questo difficilissimo percorso in questa vita perché vogliono crescere come anime. Cioè, Ma mi sa che questo è il caso nostro, non so perché lo sento proprio, spezza la catena, cerca di cambiare il destino della tua famiglia, ti risuona? Sì, io devo dire che ci ho anche avuto proprio un riscontro con una parte sana della famiglia. Poi io sto ricostruendo e ritessendo tutto un rapporto con una parte più sana della famiglia, che mi hanno quasi adottato. Per cui, per esempio, con mia sorella non c'è questo rapporto, è un altro tipo di... Cioè, perché mia sorella, nel casino che succede in queste famiglie, dove purtroppo io, poi mi dispiace dire, perché non sono un medico, no, non so se veramente mio padre sia narcisista o se lo sia stata anche mia madre, o che cosa è successo di preciso. So che per essere passato da sta roba qui, qualcosa è successo. Io Beh, proprio basta tutto non l'ho questo perché capito.
Tutto non l'ho capito. Mi ricordo che da piccolo gliel'ho detto anche tra le sensazioni come passa, cioè ho avuto questa sensazione che mi ha fatto stare in psicosi 2 anni praticamente, che vedevo i miei genitori come vampiri o extraterrestri. Ero un bambino, cioè avevo 5 anni e me lo ricordo benissimo perché non solo i miei genitori, ma poi si è esteso a tutta quanto i parenti, le persone del palazzo, eccetera. Io mi sentivo l'unico tipo Truman Show. Mi sentivo l'unico umano oggetto di un esperimento in cui volevano vedere come reagiva una persona umana facendo quello che facevano gli E altri. E Corrado Malanga interverrebbe e che te ne direbbe direbbe? alcune. Però è inutile che tocchiamo oggi l'argomento No, no, perché. no, che non voglio fare la fine di... Vabbè, non so se... Quindi ne No, riparlerò, però io ne voglio riparlare. Ricordatevi ho le conosciuto David Icke, guarda. Sì. parole del nostro esploratore interno quando poi vi farò il video su Malanga, per favore. Ok. Ok, questa cosa io mi sono dovuto autoconvincere, Giulia, che questo, tutto questo non è vero perché sennò io come bambino, e questo poi l'ho letto nei libri quando sto, perché poi ho studiato anche molto, no? E, cioè un bambino che vive queste cose qua, per poter sopravvivere deve negare questa realtà, negare questa realtà, perché è per cui io mi ricordo che mi sono forzato a dire non è vero, non è nessuno, non ci sono extraterrestri, non c'è niente, è una famiglia normale, siamo tutti normali, e non è, cioè, che poi non è vero, tanto è vero che io poi durante tutta, e questo è il problema che poi mi ha portato non solo queste ultime due, ma anche un sacco di relazioni disfunzionali e tutto quello che ti ho detto che mi è capitato poi nella vita, no? Tradimenti lavorativi, mobbing, bullismo e tante cose che mi sono capitate così, durissime, durissime. Io sono un sopravvissuto e sono pure contento, no, non mi ritengo, ecco, l'unica cosa che volevo proprio dire, cioè io non mi identifico come il sopravvissuto, è una parte di me, però io sono Certo. un artista, sono una persona, so tante cose, non voglio, cioè, E questa è l'ultima soprattutto volta, non sei una prima, vittima. non sono una vittima, sono stato preda, brava, esattamente. Guarda, voglio finire con le costellazioni familiari, delle costellazioni familiari io ve le voglio raccontare le mie, perché io sono stato una giornata Però in un ti devo paese, bloccare. perché siamo troppo Scusami. ritardi? No. No, ti devo bloccare perché voglio spiegare meglio. Vai. Circa Ed è documentata. sì, no, vabbè, io l'ho fatto Dai. 3 volte in vita mia, Ah, quindi tu l'hai sia fatto, sì. certo, te credo, no, per forza. È una sorta di tu hai detto una sorta di terapia di gruppo, e questo è assolutamente molto molto vero. E diciamo, in realtà ci si siede tutti in una stanza, tutte le persone che vogliono partecipare, insieme al costellatore, che di solito è uno psicologo, ma non è detto, è una persona che ha studiato per, cioè non è detto che sia uno psicologo, però magari forse è meglio che lo sia, ed è una persona che ha studiato per fare il costellatore, quindi per andare a gestire quella che poi sarà la rappresentazione della famiglia di un elemento che sceglie di essere il protagonista in quel momento. Quindi, per esempio, io scelgo di andare a vedere che cosa succede nella mia famiglia, mi alzo in piedi, scelgo dei rappresentanti della mia famiglia, quindi scelgo la donna che interpreterà mia madre, un altro uomo che interpreterà mio padre, le mie sorelle, fratelli, quello che è, non solo, anche poi chiunque possa entrare nel tuo albero genealogico, quindi se c'hai mariti, mogli, figli, eccetera. E come una sorta di psicosciamanesimo, i rappresentanti in quel momento della famiglia riusciranno a muoversi e a impersonificarsi nel parente che io ho scelto per loro. Quindi questa è una cosa anche quasi magica, se vogliamo, perché si vengono a rappresentare diciamo, le dinamiche di una famiglia, laddove i rappresentanti non conoscono assolutamente coloro i quali stanno rappresentando. È giusto? Perfetto, sei una grande, hai studiato, brava, Oddio. 10. 10. No. Allora, ti racconto le mie direttamente, è tutto vero, Vai. la presentazione funzionava così, io sono stato lì tutta la mattina, poi era previsto un incontro di un giorno, e sono anche stato io coinvolto a rappresentare da altri delle situazioni loro familiari. Io Certo. ti dico che mi sembrava, ti giuro, fino a che non ho fatto io,
la mia, mi sembrava che avevo buttato tanti soldi, perché non meno costa pochi soldi, non pochissimo, voglio dire, comunque, e che avevo buttato una giornata e che proprio non serviva a nulla. E quando ho fatto io le parti, le persone mi dicevano: che cosa senti? Niente, magari vedevo uno di fronte che mi guardava male e dicevo: boh, quello mi fa paura, non so perché, ti giuro, io per me non sentivo niente, non l'avevo mai fatto poi delle altre cose. Quando è toccato il mio turno, io non c'avevo un'idea, perché là vai con delle domande, in realtà, poi sottoponi delle domande alla cosa. Io ho detto della cosa che mi era capitata. E lei mi disse, perché lo capì subito, se capiva, mi chiese se volevo ancora vivere, perché proprio stavo in quelle condizioni là. E Sì. io gli ho detto sì, e voglio pure capirci qualcosa. E lei mi ha detto: allora, da qualche parte bisogna cominciare, perché io non c'ho una domanda precisa, io sono un po' parlato di quello che mi era successo, volevo capire. Ecco, me, io ero andato in fissa con una stupidaggine, volevo sapere qual era l'antenato narcisista da cui derivava tutto questo, una stronzata. Cioè, e lei mi ha detto: no, facciamo una cosa intelligente, tu scegli uno che fa tua madre, uno che fa tuo padre e uno che fa te stesso, e me li posizioni nello spazio, dopodiché. Allora io li ho posizionati nello spazio, li ho scelti. Guarda, di colpo mi è stato chiarissimo che potevano essere mia madre, mio padre e io stesso. Ma in un momento, non so come, in quel momento lì, anche perché tutto questo entra in uno stato di pre-trance, diciamo, ma non niente di che, eh? Non è che sei. Solo fai un po' di respirazioni tutti insieme, una cosa proprio come si fa in tante cose, no? In tanning autogeno, qualunque cosa. Però in quel momento là mi sono scelto delle persone che secondo me in quel momento potevano significare questa scena qui. E tra le altre cose, quello che faceva a me. L'ho scelto proprio per un'assonanza, perché mi ricordava tantissimo, purtroppo, un mio amico morto, giovanissimo di infarto, che era una delle persone più buone e più sensibili che ho mai conosciuto. Questo è morto a 49, improvvisamente, anni di infarto. È stata una di quelle cose che dopo mi sono pigliati gli attacchi di panico che hanno. Ti credo. E niente, perché. E niente, per cui ho scelto questo ragazzo teneva in mano un cane, no, teneva in mano una cosa, e lei gli dice: ma che cosa tieni in mano? C'è un piccolo animale, sì, che cos'è? Un cane. Quanti anni hai? 12. Come ha detto che c'era in mano un piccolo cane che c'era 12 anni? Io mi sono messo a piangere, perché in quel momento mi è sgorgato il ricordo bruttissimo che io mi chiusi 2 giorni nel bagno, perché mio padre mi aveva tolto un cane a cui mi ero affezionatissimo cucciolo. Brividi, cioè brividi. Esatto, ma pure io. In quel momento mi sono proprio messo a piangere, perché ho detto: ma questi come, cioè, mica mi conoscono, come fanno a sapere questa cosa? Quello che faceva Certo. mio padre, la cosa, ha detto, gli ha chiesto: come lo vedi lui? E ha detto, se quello che poi io so che è tutto vero, ha detto: io mio figlio non lo sopporto perché è troppo sensibile, guarda che sta a fare, io non lo sopporto. E questa, da questa cosa qui, che poi mi è stata confermata anche dalle poche cose, perché mio padre a me in faccia non mi ha mai detto niente nella vita, Giulia, e questo è uno dei problemi che poi ci troviamo con queste persone qua, non mi ha mai detto niente in faccia. Per cui quando lui mi ha detto questa cosa qua nella rappresentazione, io non so, cioè, era credibile. E anche quello che ha fatto mia madre, che ha ripetuto delle frasi che io sentivo dirgli da piccolo, la persona che faceva mia madre, e che comunque, cioè, ho visto proprio il quadro di quanto era sconquassata la mia famiglia e di perché io sono stato così poi rifiutato da mio padre, fondamentalmente, perché Certo. ero diverso da loro, ero un'altra cosa da loro. Eri una persona altamente sensibile e loro non riuscivano. Guarda, io mi rendo conto perché, sì, scusami, non ti voglio interrompere, voglio solo sottolineare una cosa. Quando gli altri No, parlano di me, devi come? parlare con te. Te l'ho detto che deve essere un dialogo, dobbiamo parlare tutte e due, non Sì, voglio. va bene, però dico, quando sento parlare gli altri di me, ma adesso lascia perdere quello che vedono gli altri, no? Poi io c'ho pure una vita, quindi cioè, sul lavoro, nelle relazioni intime, eccetera, io cioè, faccio vedere anche altri lati che chiaramente non si vedono
attraverso lo schermo, il canale YouTube, eccetera. E io spesso, cioè, mi sento definì strana, capito? La ragazza è strana, che prende tutto di petto, che esagero, che sono esagerata, capito? Io mi sono sentita per tutta la vita dare questi epiteti dalle persone che c'erano a che fare con Perché me. eri vitale, perché sei vitale, siamo persone vitali, abbiamo una vitalità particolare, questa io lo riscontro in me, eh. Io proprio ho 53 anni, delle volte mi ritrovo veramente, ma questo proprio è chiaro, mi ritrovo per esempio ballo e i giovani che ballano mi sembrano ballo più ballo veramente io quando ballo, non so come, cioè, non so come spiegartelo, però mi sembrano morti, sembra che, cioè, io devo fare un viaggio, vado, che ne so, una settimana in Grecia, io mi voglio divertire sempre, cioè, non so, non mi trovo, io non sono uno che si annoia mai, non mi annoio perché ho le mie passioni artistiche, perché cioè, sono pieno di energia. Questa energia hanno cercato di ammazzarmi in tutti i modi, quelle va, però per fortuna ce l'ho ancora. C'è una certa età comunque, non è visto, ragazzino. Non, comunque, vabbè, io credo che alla luce di questa cosa, insomma, questa teoria del capo espiatorio in famiglia, che poi diventa capo espiatorio nella vita, eccetera, è anche sui Veda, credo che sia una. Io ritengo, non per fede, però che mi dà un po' l'impressione di essere una spiegazione coerente di quello che mi è capitato nella vita e che, per esempio, è capitato a te o altre persone come te, perché poi non tutte le vittime, quelle che si definiscono vittime dei narcisisti, secondo me sono state vittime dei narcisisti, e non è detto che non abbiano anche dei dati narcisisti, cioè io sono uscito da un gruppo, per dire, che lavorava sull'abuso narcisistico, perché ho riscontrato che c'erano veramente narcisisti, non cioè, non so che ci vanno a fare, forse per divertirsi, forse per rimorchiare, non lo so che fanno là dentro, però. Lasciamo perdere questo argomento, guarda. Ecco, lo so. Comunque, tutte queste cose chiaramente non sono state facili, non ho avuto una vita facile, come capirai, per cui ho sofferto Certo. pure di attacchi di panico. Diciamo che io. Se dal di fuori forse potrei sembrare pure un po' matto, nel senso che, però diciamo che era il Sicuramente sei minimo pieno di energia, matto no? poteva, Sicuramente sei pieno di energia e si sente. che mi poteva capitare era questo, Giulia, per cui non c'è. Adesso l'ho capito. Il problema è che quando tu ci stai sotto, se non sai nulla, ti può sconquassare. Ti dicevo, poi non ti ho risposto veramente. La persona che a me mi ha detto che stavo con una narcisista patologica non è manco una che sta sempre su internet a vedere queste cose, ma è una signora di 70 anni, che è coltissima, che purtroppo pure lei ha avuto una disavventura con un marito così, e che se l'è tenuto perché ha un figlio che ha un grave problema diciamo, di salute. Per cui questa qui, dopo che io mi sono rivelato solo a lei, perché ho detto non me la vado ad andare mo dagli amici dell'età mia a dire che una donna mi tortura dentro casa, quello che mi fa, quello che mi racconta, quello. Ho detto, voglio parlare con una persona grande, matura, che conosce la vita. Parlato, poi capito, non c'è niente per caso. Questa signora, che eravamo colleghi, mi ha preso per mano e mi ha detto, con una narcisista patologica. Ed è stata così che io ho capito che. Da lì mi sono documentato e è cominciato a diventare chiaro chi era lei. Poi, per capire chi ero io, ci ho messo un po' di più, perché dopo ho cominciato a smontare e ho detto: vabbè, allora non era tutta sfiga quella che mi è capitata fino adesso, era anche altro. Certo. Per cui ho cominciato a fare tutto il lavoro su me stesso. Magari non è, è una. Io voglio che. Secondo me dovrebbe veramente, io sono d'accordo con te, dovrebbe essere obbligatorio fare questi lavori su se stessi per tutti, saremmo tutti meglio. Io ho fatto anche, ne ha già parlato, oltre a questa qui, ho fatto anche come si chiama? MDR si chiama, perché. MDR, sì, ne ha parlato Ale un paio di settimane fa. Ho trovato un approccio pratico rispetto a quello che ho capito che è il nostro problema. Il nostro problema sono i traumi. Cioè, su Sono questo, i traumi. sì, i traumi infantili, i traumi che ci ha procurato le nostre magnifiche famiglie, poracci.
Cioè, loro sono vissuti a loro volta dentro famiglie che l'hanno trattati così, in cui c'erano questi ruoli così, senza. Era tutto, diciamo, tra virgolette, tutto inconscio e tutto quanto violento, un mondo violento, fatto di cose che secondo me io poi da educatore, perché ho fatto anche l'educatore, eccetera, cioè, ritengo proprio perché incoraggiare tanto, per esempio, un figlio e scoraggiarne tanto un altro, che ne so, o cose del genere, si sono trovati in famiglie così queste persone e che poi hanno fatto diventare codipendenti, narcisisti, borderline ed è pieno di questa cosa perché purtroppo nessuno è tanto preparato, credo, a fare il genitore. Non nasciamo con la libretto di istruzioni e magari il modello che prendiamo è quello che ci ritroviamo della famiglia che magari ci ha rovinato la vita, ma cosa sappiamo, per cui continua, le cose continuano per tanto tempo e, per cui questo è stato il mio modo di scoprire questa cosa qua. Però io voglio dare un messaggio a tutti. Loro saranno così, noi abbiamo dei problemi che vanno risolti. Non lo dico manco, a me mi dispiace veramente che questi stanno così, anche se sono cattivi, malvagi, se, cioè, penso che si perdano delle cose molto belle della vita, che noi ci possiamo vivere, lo dico proprio col cuore, perché vivere innamorati, essere non dover stare a pensare sempre quella è una merda, quella è una merda, quello dividere il mondo in due, quelli che te vengono appresso sono i tuoi pupilli, gli altri sono tutti stronzi, cioè. Vivere come vivono loro a me mi farebbe schifo completamente e se, penso che fa schifo proprio prima loro stessi, poracci, cioè, e Sì, vivere sono come sicura di questo, sono sicura. viviamo noi è tanto difficile perché, però, una volta che hai capito, come dici te, e questo è il messaggio che voglio dare, una volta che hai capito e cominci a costruire tu la tua autostima, di che ti meriti, devi diventare veramente il genitore che non hai avuto, sia come cura di te stesso, sia come disciplina, per cui il padre e la madre, devi diventare due genitori, perché specialmente se non ce l'hai avuti tutti e due, o se come borderline ce l'hai avuti in maniera intermittente, o se come narcisisti non ce l'hai avuti mai. Siamo Certo. tutti in questo inferno. Cioè, i narcisisti saranno un po' peggio, forse non si possono cura, cazzi loro. Noi ci possiamo Cazzi forse. loro, sti cazzi. Sì, veramente. Cioè, noi ci Sì. possiamo, quello che è possibile, ci possiamo curare e ci dobbiamo curare perché sarebbe un peccato che una persona bella, sensibile, piena di vita viene uccisa da delle persone che stanno lì. Io non lo so veramente che cosa ci fanno al mondo perché. A me tutto il mondo mi sembra contrario a come sono loro, no? Se tu vedi che perché esiste la legge, loro non si fregano un cazzo della legge, perché esiste la, che ne so, la gente si sposa, in che, cioè, tutto quello che c'è nel mondo non lo possono aver costruito persone così, perché, cioè, non so che, cioè, il mondo l'ha costruito chi aveva qualcosa, è un discorso un Da po' più lungo. dare. Chi da, cioè, loro. Invece succhiano e basta, stanno là e approfittano dell'energia tua, ti levano la tua, passano a quell'altro e passano a quell'altro. Capito che la loro infelicità, la loro vita è fatta di queste cose, cioè io voglio viverne una diversa, non so quanti anni mi rimangono da vivere, però fosse anche domani moro, voglio stare, capito? Sicuro che quella che sto a fare finalmente è la mia vita, non devo rendere conto a nessuno, non c'è nessuno che mi dice come mi devo vestire, come quello che devo fare, se un amico mio è buono o cattivo lo valuto io, non, perché è Sei qua. presente a te stesso, sei presente a te stesso e hai autostima, quindi Ma per farlo. puoi stimare cosa è giusto e cosa non è giusto per te, perché questa autostima poi è diversa dall'amor proprio, no? Perché spesso si dice che le prede dei narcisisti non hanno amor proprio, che da una parte può essere vero in determinati momenti a causa della manipolazione. Ma quello che in realtà non hanno è l'autostima, quindi una stima, una valutazione di quello che può essere buono per loro e non può essere buono per loro, perché non essendoci connessione interna, quindi non conoscendosi praticamente, non
non avendo fatto lo famoso studio dentro se stessi, nemmeno si riesce a capire che cosa si vuole e che cosa non si vuole. Quindi, come cazzarola si può campare nel mondo se non sai chi sei, dove vai e che cosa vuoi? Brava, questo non lo sanno i narcisisti, però poracci, loro per sapere minimamente questa roba devono soffrire molto più di noi, perché quello che loro hanno vissuto, poverini, è una roba che noi non ci possiamo. Loro, io credo, da quello che ho capito, loro sono proprio stati svergognati. Il narcisista è un bambino nudo come un verme, secondo me, che è stato svergognato dalla famiglia che l'ha rifiutato completamente. Cioè, quello è il narcisista. Che non gli ha voluto bene in nessuna maniera. Quello è il narcisista patologico malato. Che poraccio, per capire, cioè, quella roba lì, non si, cioè, veramente è proprio difficile anche per gli specialisti da curare, ma si capisce perché non è, cioè, siamo mammiferi, siamo, cioè, ci deve essere qualcuno che si prende. L'uomo c'ha il tempo più lungo di allevamento, no? Ed c'è un motivo, perché si devono formare proprio le parti emotive interne dell'uomo nella crescita, c'è tutta la psicologia dell'età evolutiva, eccetera. Questi, dei genitori così disgraziati che hanno fatto i narcisisti perché non conoscevano niente di meglio, hanno fatto, sono potuto fare solo questo. Purtroppo hanno creato questi esserini che sono, io li chiamo, lei lo sa, io li chiamo i bambini del merda, i narcisisti patologici così, cioè quelli che praticamente ti arrivano nella vita per cercare di distruggertela, la tua, perché tu, perché sentono che tu vieni dallo stesso mondo, ma loro si sentono grandi fighi perché comunque. Mentre tu sei, per loro sei un ingenuotto, uno che ancora ci crede a quella roba lì. Non so, io queste sensazioni ce le ho avute, eh. Sono stato anche chiamato bambino da questi qua, eccetera. Cioè, io Cosa preferisco mille volte essere proiezione. bambino, bambino che una merda di adulto che sa pensare solo ai cazzi suoi, che prende tutti per culo e vive delicidio continua. E poi uno, è un fatto di etica, è un fatto di etica, è un fatto di scelta. Anche io probabilmente noi non scegliamo, il problema è che noi, ma manco loro scelgono, però non scegliamo questo ruolo che ci siamo ritagliati nella vita. L'importante è sapere, capire che noi, io ho detto a Giulia già questa cosa, gliel'ho anticipata, che voglio comunicare che è la più grande debolezza di noi che siamo stati vittime la cosa di cui siamo stati vittime è la lusinga. Non c'è proprio nessun, cioè, perché la parte che poi ci mancherà di più, quella quando andremo proprio in dissonanza cognitiva, sarà quella parte di noi, che loro hanno finto di recitare e che è, cioè, amando, la cosa assurda di essere innamorati di un narcisista è che tu ti stai innamorando di te stesso. Questa è assurda, cioè, non c'è, uno non ci può manco Certo, di tutto credere. il mirroring che ti hanno fatto, Esatto, per di tutto cui lo cioè, specchio che hanno fatto, non c'è, ti hanno esatto. studiato, hanno studiato, hanno capito quali erano i tuoi punti di forza, i tuoi punti deboli, e i Brava. punti di forza te li hanno appunto, ci hanno costruito sopra la lusinga così da poterti agganciare, e sui Brava. punti deboli hanno fatto leva per fare la svalutazione. Cioè, sì, queste cose qua, brava. E per cui Grazie. io sì, io credo, qua ho scritto questa cosa che ti ho detto, ed è qua che secondo me si innesta perfettamente la connessione tra mente e cuore, perché questa è la cosa importante che dobbiamo fare. Perché noi, ma perché col cuore magari noi siamo aperti alle persone, aperti alle cose, e dall'altra parte, però con la mente uno a un certo punto deve cominciare a dire a me. C'ho questa sensazione strana, gli devo dar credito, ma perché questa mi fa tutti questi complimenti? Perché questo, cioè, cominciare un po' a valutare che ci sono degli atteggiamenti. Una volta che l'hai capito questo meccanismo dei narcisisti, cioè, se ti va li gestisci, se no li mandi a fanculo e basta, perché, cioè, è chiaro, ti vogliono per forza. Che tu pensi che sei un loro collaboratore, che tu sei più figo come collaboratore, che tu sei il più figo come uomo se ci stai insieme, che, cioè,
Se capisce, tutto questo lo vogliono fare perché un giorno ti vogliono prendere tutto quello che c'hai e buttarti in mezzo alla strada. Questo è il loro meccanismo. Certo. Una volta che hai capito questo, decidi come muoviti nella vita. Capisco che io stesso mi sento Qualcuno, solo. scusami, qualcuno sa quanto tempo è che stiamo parlando? Perché c'è sempre il terrore che casca la linea, dopo un'ora casca la linea. Se qualcuno ha tenuto il conto del tempo, che ogni tanto c'è qualcuno che mi dice: Giulia, tra un po' cade la linea, mi avvertono loro perché io mi scordo sempre. Che ore Guarda, so? io non leggo più commenti tra altre cose, ci sono i No, i commenti commenti. ci stanno, poi dopo quando ti rivedi la Ah, diretta li leggi. ok. Anche se su YouTube li devo cancellare, però, perché dovrei Ah. chiedere a tutti quelli che hanno fatto i commenti se li posso pubblicare in un altro social. Quindi a sto punto li cancello, capito? Tra poco finisce. Senti, come Ma chiuderesti? non Come chiuderesti? lo posso vedere mai. Non li posso vedere questi commenti, volevo leggere questi Li commenti. puoi leggere quando chiudiamo ci Vabbè, sarà la diretta. ne parliamo quando chiudiamo, magari ne parliamo a fine. Non... No, quando Comunque, chiudiamo tu puoi rivedere la diretta per 24 ore. Ascoltami. è quasi un'ora, sì, ho capito, è quasi un'ora che siamo, per cui sta Allora, per come finire. concluderesti tu? Io dico che uno si deve accettare per tutte le contraddizioni che ha, si deve ascoltare profondamente e capire che ha giocato a tutto campo, per cui hai dato la parte, come hai detto te, no, la parte migliore e la parte peggiore di te stessa, e la parte peggiore è quella su cui ti hanno attaccato, diciamo, non perché è peggiore, ma perché semplicemente te no. Poi io il mio messaggio è questo, veramente, Giulia, è quello di cercare di reagire a tutto questo perché si può reagire e soprattutto è un arricchimento vero della persona arrivare a capire perché hai accettato tante cose, perché ti sono successe tante cose, eccetera. Là rischi di crescere, cioè, è un rischio che secondo me c'è uno se lo potrebbe pure 30 prendere. secondi, 30 secondi. Sì. Vai, 30 secondi. Un bacio. Grande. Ciao, ciao esploratore. Ci Dai. Va vediamo. Se no, senti, ti richiamo, tanto ormai perché devo fare tutta la candelina, la cosa. Ma dai, aspetti un prendiamola attimo che ti insieme. richiamo. Tutto qua. La cosa importante è ricordarsi che probabilmente uno che accetta l'abuso, uno, una che accetta un abuso narcisistico in una relazione è una persona che non sa, non gli hanno insegnato cos'è la dignità. Che una famiglia sana ti insegna che tu hai la dignità tua come persona solo per il fatto di stare al mondo e hai, che meriti considerazione e rispetto, come dice la Costituzione, come dicono tutte le cose più pedagogiche di base, Rousseau, qualunque cosa. Cioè, noi probabilmente non ci hanno insegnato ad avere abbastanza rispetto di noi stessi e abbastanza a sapere che abbiamo una dignità. Perché Certo. questo è stato il furto più grande. Loro lavorano su questo furto, per cui un giorno ti faranno sentire indegno di qualunque cosa. Questo è il lavoro che dobbiamo fare noi, perché loro saranno come sono, non ce ne frega niente. Noi dobbiamo imparare a volerci bene e a capire che abbiamo dignità e diritto di vivere una vita piena e felice. Non che sta attaccati a gente che si nega, che sparisce, che ti ricatta, che ti svaluta. Non è una cosa che si può più fare, secondo me. Oggi abbiamo capito, anche tramite questo canale, con Giulia e tante altre, Eliana Pierbattisti, scusa, cito un po' di gente che si Sì, non ti lavora preoccupare. Vai, vai. su internet, Roberto Luca, così, solo per citare Vappole, cioè Valentina Poletti, eccetera. Abbiamo capito che esiste questo problema, che è un problema vero, che è un problema sociale anche, e
E noi dobbiamo essere quelli che chi c'è passato, perché chi non c'è passato manco lo può capire questo problema, Certo. ricordiamoci questa cosa. Noi sappiamo che nel mondo girano degli stronzi che ti prendono in giro, ti dicono che vogliono un figlio, una famiglia, ti dicono che vogliono fare chissà che progetto, eccetera. Si fanno solo i cazzi loro, ti sfruttano e ti accannano. Cioè, sappiate che esiste questa gente in giro, questa è l'unica cosa che Esatto. possiamo dire. Uno, due, sappiate che se gli avete dato retta, il problema è pure vostro. Perché, e questo non è, purtroppo su questo non si scappa. Queste sono le uniche due cose importanti da sapere, secondo me. Non ce n'è un'altra più importante di queste due. Va bene, senti, io ti ringrazio. Mo ce l'andiamo a dormire Dai. e poi ci risentiamo più avanti. Ti va poi di fare magari di trattare qualche altro argomento più avanti con noi? Guarda, per me non ti conosco di persona, ma sei un'amica. Quando vuoi, chiamami. No, è vero, quando vuoi. Se Va pensi che puoi bene. aiutare le persone, sì. Io, di per me, per esempio, io non aiuto più nessuno, perché qua, subito dopo che ti succede questa cosa, almeno a me mi è capitato così, che dovunque vedevo gente maltrattata da narcisisti, venivano da me e mi raccontavano storie assurde, gente... Donne, soprattutto donne, venivano da me e mi dicevano cose assurde di uomini con cui stavano insieme e io gli dicevo: ma scusa, ma lascia, poi gli parlavo di narcisismo, tutto sbagliato, io non farò mai più niente di tutto questo, perché le persone, io ho capito che non tanto se scegli di voler essere abusato, se scegli, non c'è molto da parlare, non c'è molto da parlare, devi fare. Devi fare, io ti posso pure dire: guarda, c'è un problema, sei un narcisista, il narcisista è così, ma non c'è niente, cioè io non posso cambiare la vita di nessuno, veramente su questo e non me va proprio, sono proprio disinteressato a questa roba, Giulia. Non, Certo, perché ma poi vedi alla fine quando senti che c'è qualcosa che non va, vai a fare le ricerche, magari ti capita di trovare il canale di Giulia o di giusto. chi per lei, cioè mio, nel senso dialoghi interiori o quello che è. Alla fine poi se è anche scritto che tu debba fare, cioè se è nel tuo percorso questo risveglio, poi alla fine ci arrivi. Ma Sì. tanto se ti si imboccano gli altri, non so, è come dire, come quando uno ti dice guarda che devi smettere di fumare, no? Ti ricordi l'esempio che si fa sempre? Devi smettere di fumare, devi smettere di fumare, la gente ti manda a quel paese e non capisce. È come smettere di fumare, cioè a un certo punto lo devi scegliere tu. Certo, è sempre la dipendenza. Le dipendenze vanno Certo. trattate così. Io purtroppo fumo, cioè, ce l'ho tanti, per cui conosco vari tipi di dipendenza. Niente, comunque il mio messaggio comunque voglio dire, è positivo, voglio dare un messaggio veramente di spegne sta candela e mi dispiace tanto di chi sta soffrendo in questo momento magari un TDN o di chi magari perché ha i figli è costretto ad avere a che fare, continuare ad avere a che fare con queste persone quando ha capito di essere altro, no? Certo. Però in tutto questo sappiate che... Se questo vi è capitato, questo è importante, è una cosa fondamentale. Poi, per quanto mi riguarda, io di tutto voglio parlare nella vita, meno che di questo, voglio fare arte, voglio essere carino con le persone che ho vicino, se le posso aiutare e se ci riesco, l'aiuto, se no non fa niente. Voglio tre amici buoni e gli altri non mandati a fanculo tanti, devo dire la verità, e fare le cose coerenti sapendo che proprio, sai che... Qua c'è l'abuso, qui non c'è l'abuso, allora qui dove non c'è, capito? Cioè, capisci come funziona un po' la vita e ti muovi così, Ma che insomma. No, stai al bagno? Arbagno no. No, io sono. Vabbè. Ah, la cucina! È una cucina, sì. hai cambiato lo scenario. Vabbè. Senti, io mi sono divertita tantissimo, mi hai fatto ammazzata alle risate, Sì. anche se hai toccato dei temi profondamente profondi, scusa il gioco di parole. Quindi ti ringrazio proprio tanto, di E cuore. io a te perché comunque speriamo che serve.
Speriamo che serve, che la gente si sveglia, perché beh, io quella cosa che di te apprezzo è il fatto che comunque sì, ci sono vari passaggi, chiaramente uno che ha subito, i narcisisti non sono mostri, i narcisisti sono dei poveracci, poverini, cioè non so, è come se uno gira sul marciapiede al buio e deve stare attento a non pestare cacchio, questo è il narcisismo. Esatto. È esattamente questo. Poi per il resto vivete tutto quello che è bello di voi e non ci pensate, perché questa volta secondo me portano pure sfiga, ecco, l'ho detto. Sì, è chiaro che portano sfiga, cioè. Perché secondo te io mi mangio sempre la pizza con l'aglio? Vabbè, perché sei fissato con i vampiri. Oh, Io esploratore in te, andiamo a dormire. Ci vediamo dai, e tu? presto, ci sentiamo, ti abbraccio forte, ti ringrazio di cuore. Adesso puoi vedere per 24 ore di nuovo la diretta, capito? Ah, ma qua su Instagram? Qui su Instagram, poi quando la metto su YouTube dovrò cancellare i commenti, però puoi comunque vedere. E anche qualcos'altro. Vabbè, dai. Oh, sì. Ok? Un Dai. bacio e grazie, eh? No, quando lo fate l'incontro tutti quanti che ci incontriamo con le persone? Allora, forse il 12 di gennaio, se mi confermano la sala, ancora sto aspettando, oppure la domenica dopo il 19, appena ho la data precisa, io Dai, divulgo. va bene, faremo una grande Ok? festa. Siamo Sì. nel 2020, una grande festa. Iniziamo l'anno con il botto, va Alla bene? grande. Senza narcisisti che ti rovinano il capodanno, il No, no, Natale, no, il no, no. compleanno, la comunione di un nipote, tutto. Esatto, il battesimo, tutto te Ma rovina. mamma mia, quanto è vero! Cioè, quanto è vero, quanto abbiamo sofferto. Io proprio, cioè, veramente, guarda, lasciamo stare. Comunque, se volete capire se sono narcisisti, se odiano i compleanni, se voi rovinano il compleanno, là, cioè della prova che sono narcisisti. Cioè, Me lo rovinano e mi fanno piagne il la nostra giorno con cui siete nati. vitalità, i Il guastapesti. guastafeste, ci ho scritto pure un articolo, quel guastafeste del narcisista, ma poi ne parlerò sotto le feste, quindi. Oh, non copiare, mo, ho detto prima io. Mortacci, va a vedere, va a vedere l'articolo mio. Vabbè, Ciao, a scherzo. presto, buonanotte Grazie. e grazie a te. Va bene. Ragazzi, che puntata! Ma vi è piaciuta? Io sono stata estremamente, estremamente felice perché poi quando c'è la possibilità di riderci sopra, ah, che meraviglia! Allora, ragazzi, poi insomma, aspetterò i vostri commenti, aspetterò i commenti sotto il video che metterò su YouTube o tra stasera, tra stanotte e domani mattina. Questa è la candelina che adesso vado a soffiare per voi, che possa andare a quel paese tutta la sofferenza di questa sera. Allora, io ringrazio ancora il nostro esploratore interno, ringrazio tutti voi, Alba, Simone, Eppipì, Rosanna, dopo li taglio i nomi, no? Non vi preoccupate. Grazie per esserci stati. Per aver detto la vostra, ogni tanto ho buttato l'occhio sui commenti. Diventa difficile poi fare i tagli perché magari dopo su YouTube, insomma, non posso leggerli, ecco, diventa un po' difficile, però grazie perché comunque va seguito Pericolo Narcisista, Penelope, grazie mille. Vi siete conosciuti, parlati tra di voi, quindi sono sempre sicura che questo tipo di comunicazione ci fortifica e ci fa sentire meno soli. Vi voglio bene, ragà, buonanotte e ci sentiamo presto. Ci vediamo domani per chi vuole partecipare al gruppo Pericolo Narcisista, il gruppo di dialoghi interiori su Facebook. Domani anche su YouTube metterò il sondaggio per la diretta di giovedì. Va bene? Così almeno capiamo qual è l'argomento. Un bacione grande grande e buonanotte a tutti. Ciao.